Di quanti pianeta Terra abbiamo bisogno? Nel 2021 l'uomo ha consumato energia, suolo, aria, acqua e fuoco come se avesse a disposizione 1,6 pianeti Terra. Per il 2022 si stima arriveremo a sfruttare le materie prime equivalenti a 1,8 mondi. Ma di Terra ne abbiamo una sola, da preservare e salvaguardare. Il 22 aprile è l'Earth Day ed è la giornata internazionale voluta dalle Nazioni Unite per la tutela del pianeta e per sensibilizzare il mondo sulla tematica ambientale. Uno degli scopi principali della giornata della Terra è quello di responsabilizzare le persone sull'importanza della conservazione delle risorse naturali a nostra disposizione. Complice l'industrializzazione a partire dagli anni 70, siamo entrati in una nuova e triste fase dell'umanità, chiamata Ecological Overshoot. Ovvero consumiamo quantitativi di risorse superiori alla capacità biologica del nostro pianeta. Consumiamo troppo rispetto a ciò che la Terra ci offre in termini di materie prime, terreni coltivabili e da pascolo, capacità rigenerative ambientali e di assorbimento di rifiuti. Se da una parte il consumo è elevatissimo, dall'altro il quantitativo di spazi utilizzabili si sta riducendo. La siccità, l'operato degli uomini e lo sfruttamento intensivo dei terreni agricoli stanno portando alla desertificazione dei campi coltivabili. In Italia il 20% dei territori è a rischio desertificazione e nei luoghi più soggetti alla siccità, come la Sicilia, le aree interessate a questo fenomeno arrivano fino al 70% del territorio. Dopo l'acqua, la risorsa maggiormente sfruttata è la sabbia, che viene utilizzata per costruire strade, edifici, infrastrutture pubbliche, vetri per finestre e automobili. E la sabbia dell'alveo di alcuni fiumi, laghi, spiagge e paludi alluvionali e costituisce meno dell'1% di tutta la Terra presente sul nostro pianeta. Ci basterà un solo pianeta Terra